Ecco, facciamolo vedere nel cuore, nel cuore. Allora, questo non è un panettone qualsiasi, è il panettone di Francesco Luni, che è vice campione del mondo di panettoni. Ciao Francesco. Esatto, Leandro. Ha vinto una gara mondiale, eravamo in 167 da tutto il Questa è la mondo, medaglia. sul panettone classico, Preparando là il tuo preparando panettone. il mio panettone. Il mio, perché dico il mio, perché è il mio proprio di famiglia, perché questa è ancora una ricetta rivisitata ancora di mio nonno. L'ho rivisitata. Bello, E vai, un qui bel panettone, ma che cosa c'è dentro di segreto? l'ingrediente segreto, io lo dico, è la tradizione. La Cosa, cioè, tradizione cosa vuol è dire la tutto. tradizione? La tradizione vuol dire rispettare le materie prime, il loro uso, le tempistiche, non aver fretta, aspettare, aspettare e dopo godere. Ecco qua, abbiamo i panettoni in lievitazione, dopo il secondo impasto. Passeranno dalle 5 alle 6 ore a 35 gradi con 95% di umidità. Quanto ci vuole a preparare un panettone così? Allora, un panettone io dico 24 ore. Al primo impasto della sera precedente, al secondo impasto della mattina alle 7 e dopo la lievitazione che dura fino al pomeriggio. Dopodiché vengono messi a testa in giù per 12 ore e assaggiati la settimana dopo, perché un panettone, ricordiamoci, bisogna, per apprezzarlo, assaggiarlo almeno dopo 7 giorni che è stato fatto. E allora si assaporano tutti gli aromi. Quindi per uno splendido Natale, pranzo di Natale, un Un panettone panettone. estense, mondiale. Grazie Francesco, buongiorno Grazie Mattina. Leandro.